credi in me. Ha guadagnato punti, numero 2. Qua, signor Bigglesworth. Menemè, hai fame? Cosine da mangiare? Nemmeno i panzerotti? Pepatine di cozze? No, noi non ci mangiamo i nostri gattini. Lascia subito stare il mini signor Bigglesworth. Devi amarlo e coccolarlo sopra ogni cosa. Come ognuno sa, ogni volta che do vita a un ingegnoso piano diabolico, quel cattivone del signor Powers me lo fa fallire. Qualcuno sa dirmi il perché, signore e signori? Perché non l'hai fatto fuori quando ne hai avuta la possibilità, idiota. No, 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 no. Joe, Minimè, no. Austin Powers mi ha battuto sempre perché lui ha il mai più moscio. Mai più moscio? Mai più moscio, cioè la libido, la forza vitale, l'essenza, il graffio bestiale, quello che i francesi chiamano più o meno, adesso non lo so come dire. Signore e signori, ho inventato una speciale macchina che viaggia nel tempo e l'ho chiamata macchina del tempo. Così, usando questa macchina del tempo, io, il dottor Mare, tornerò negli anni 60 e ruberò il mai più moscio di Austin Powers. Sei la macchina del tempo? Perché non piombi lì e lo uccidi mentre è successo che sta cagando, scusa? Allora dicevamo, no, Scott, ok? Diamo un'occhiata al futuro, torniamo indietro e giochiamo in borsa. Potremmo fare dei triliardi. Perché solo dei triliardi se possiamo fare dei... biliardi? Un triliardo è più di un biliardo, papà Pirla. Ok, zip la bocca. Come fai adesso? Zippati, zip la bocca. Sto soltanto... Signori, qualcuno gradisce una tazza di zip a te? Numero 2, mi aiuti a fargli capire... C'è la zipotesi che potessi zipparti! Oh, ma insomma... Come un padre lo dirò, tu stai zippo! Zippo, cuccia! Frau, almeno lei... Sottotitolo, zippati! Sto solo stai cercando... Stai zippo, tritacazzi ti trito e ti riduco una zeppola! Devi solo... Zip... Smettere... Zip... Questo... Zip... Stupido... Zip... Comportamento... Zip... Sei peggio di un bambino... Zip... Cerca di usare il cervello! Zippati!